Mentre passeggiavo in Viale dei Giardini, sentii un grido soffocato arrivare alla mia sinistra. Voltai lo sguardo e notai in una finestra del primo piano di una palazzina una donna appoggiata ai vetri. Urlava disperatamente, battendo i pugni sul vetro, e subito dietro di lei una figura scura la accoltellava più volte alla schiena, brandendo un grosso coltello da cucina. Malgrado fosse notte, il lampione sul marciapiede riusciva ad illuminare sufficientemente la macabra scena. Ed io, pensando a una rapina e sottovalutando il pericolo a cui potevo andare incontro, mi precipitai dentro la portineria, che, essendo stata lasciata aperta da qualcuno, mi permise di introdurmi senza problemi nello stabile. Salii rapidamente le scale, fino a raggiungere l'appartamento al primo piano. La porta d'ingresso era semiaperta ed io incautamente entrai nell'oscurità del locale, arrivando nel soggiorno. Vidi la donna riversa sul pavimento, in un bagno di sangue, e le impronte rosse delle sue mani insanguinate sui vetri della finestra. Fu una scena agghiacciante. Lentamente mi avvicinai alla donna, senza pensare che l'omicida potesse essere ancora in casa. Infatti, subito dopo, un rumore indefinito attirò la mia attenzione. Non feci in tempo a reagire che fui colpito in testa da un oggetto contundente. Riuscii comunque a voltarmi e, prima di svenire, vidi quell'uomo vestito di nero, con un passamontagna in testa che gli nascondeva il viso. La luce del lampione, che proveniva dalla strada, lo illuminò completamente, facendomi scorgere dai fori della maschera il suo sguardo pieno d'odio, mentre lentamente perdevo i sensi. Quando rinvenni, ero circondato dai medici poiché mi trovavo in un letto all'ospedale. Avevo preso una bella botta in testa e l'assassino si era dileguato prima dell'arrivo della polizia. Rimasi lì in osservazione fino al giorno seguente. Fui interrogato dagli investigatori che, dopo varie domande, mi dissero di recarmi appena possibile al comando di polizia per descrivere l'accaduto ed eventualmente ricordare qualche nuovo dettaglio per favorire le indagini sull'omicidio. Parlavano di delitto passionale, forse una vendetta nei confronti della vittima. La sera seguente, quando fui dimesso dall'ospedale, decisi di tornare sotto la finestra di quell'appartamento per pensare, cercando di ricostruire la scena cui ero stato spettatore involontario. Volevo capire cosa mi era sfuggito. Ero sicuro che un particolare si nascondesse nei luoghi più reconditi della mia mente. Avevo ben presente l'immagine di quell'uomo vestito di nero, con il passamontagna che gli copriva il viso, ma che lasciava intravedere attraverso due fori lo sguardo truce dei suoi occhi. C'era però qualcos'altro, un non so che d'indecifrabile, che si insinuava come un tarlo nella mia testa. L'arma del delitto fu ritrovata sulle scale, fra tante macchie di sangue sparse sui gradini. Si trattava di un grosso coltello da macellaio, recuperato dall'omicida in un cassetto della cucina. La pista della rapina fu esclusa a priori, poiché in casa non mancava nulla. Dopo una sosta di qualche minuto davanti alla palazzina, avvolto in un'atmosfera nebbiosa, ripresi il mio cammino, pensieroso, fino al bar, situato a circa 100 metri più avanti, e vi entrai, come ero solito fare quasi ogni sera. La mia attenzione si spostò dal bancone del locale a un tavolo, situato in un angolo, finché poi l'uomo che vi era seduto non incrociò il mio sguardo. Da lì, all'improvviso, un barlume invase la mia mente. Il particolare che mi era sfuggito era ben visibile davanti a me, ed era l'occhio sinistro di quell'uomo. Era iniettato di sangue e faceva una certa impressione. Ma certo, pensai, era l'occhio dai capillari insanguinati ciò che vidi attraverso il foro del passamontagna prima di svenire. Lì, davanti a me, che mi osservava nervosamente, c'era lui, l'assassino in carne ed ossa.